Il piacere di rincontrarsi a Expo Sanità, la fiera di riferimento anche per la terza età e non solo, con alcuni clienti che da una vita, da 20 anni, si occupano di alimentazione, di nutrizione e soprattutto a servizio delle persone. Persone anziane non solo, quelle che sono per esempio malate di disfagia. Giovanni Varoli, titolare di Io Sano. Ecco, noi ci rincontriamo in questa sede, ma qui ci sono parecchie novità. Quest'anno l'alimentazione in un momento di difficoltà e di difficoltà legata allo stato di salute dei pazienti, ma legata anche un po' in generale a un momento di riflessione del settore, credo che l'alimentazione sempre di più debba essere al centro del servizio sociosanitario come strumento di salute. L'alimentazione è stata ed è ancora in parte concepita come un servizio alberghiero, quando invece una corretta alimentazione in sicurezza dal punto di vista nutrizionale e dal punto di vista reologico per quanto riguarda i malati di disfagia è uno strumento di salute, quindi è a tutti gli effetti un servizio sanitario. Noi abbiamo cercato di spingere, di far comprendere questa cosa da tanti anni, sempre di più ci accorgiamo che questo nostro linguaggio, questo nostro approccio è ormai diventato piuttosto condiviso e piuttosto uno standard. Abbiamo organizzato quest'anno in Expo anche degli eventi di formazione, perché la formazione rivolta agli stakeholder, ma rivolta a tutte le professioni del settore sociosanitario e del processo di assistenza, deve essere continua e deve appunto riguarda per quanto riguarda l'alimentazione tante figure: il nutrizionista, il dietista, il logopedista, il geriatra, il neurologo, quindi figure che sono veramente attori importanti e che devono saper dialogare. Abbiamo lanciato un progetto legato allo chef, noi collaboriamo con delle scuole di cucina importanti come Casta Alimenti per quanto riguarda il creare ricette gradevoli che aiutino appunto chi soffre di disfagia a riconoscere e apprezzare il cibo così come poteva farlo quando non aveva questo problema, e quindi il dialogo tra chef e figure sanitarie è secondo noi fondamentale. Ecco, per esempio nelle strutture anche ospedaliere e le RSA ci sono delle macchine distributrici vostre che aiutano non solo il personale ma anche il paziente a riconoscere pasti che sono più facili, possiamo dire soluzioni adattate per ogni esigenza. Sì, il problema del disfagico è che non tutti lo sanno, ma insomma questo sintomo di altre patologie o la presbifagia che deriva dal decadimento fisico muscolare porta a una difficoltà di deglutizione che poi causa a sua volta altre problematiche, polmoniti ab ingestis, sarcopenia, piaghe, perché anche le piaghe spesso sono provocate da carenze proteiche oltre che dalla permanenza e dalla immobilizzazione. Quindi che il tema dell'alimentazione è fondamentale, il piacere del cibo si lega all'apporto e alla sicurezza, cioè da un lato ci vuole sicurezza reologica, perché chiaramente le consistenze fatte manualmente, perché le macchine sono uno strumento ovviamente a servizio dell'uomo e non sono il protagonista, ma le macchine servono appunto per garantire le consistenze, e lo garantiscono con dei range di sicurezza notevolmente superiori a quello che può essere la manualità dell'operatore, e dall'altro la sicurezza nutrizionale, perché bisogna creare prodotti che abbiano una densità nutrizionale importante per ridurre lo sforzo del malato, del paziente, quindi dare tanto nutrimento in poca grammatura, in poco volume direi, perché poi frullando manualmente si ingloba aria, quindi poco volume, e dall'altro il piacere è al centro, perché senza il piacere del cibo, il cibo non è soltanto nutrimento del corpo ma anche dello spirito, della mente, della psiche, dell'affetto, quindi è un elemento di legame e di affettività con reale, con le persone che ci curano, e quindi la varietà del cibo, la riconoscibilità del cibo, la memoria alimentare sono a tutti gli effetti uno strumento di salute. Ecco, abbiamo visto questo stand Io Sano sempre pieno, voi avete fatto assaggiare i vostri prodotti a tutti e non solo alle persone che hanno problemi di disfagia, quindi c'è il gusto, c'è la qualità, c'è il prodotto. Ecco, scendiamo nel tecnico, quali sono questi prodotti? Che noi cerchiamo di ricostruire in maniera tradizionale, questo ci tengo a dirlo, in maniera naturale,
cioè non sono prodotti, tra virgolette, liofilizzati o che sono frutto di un processo industriale particolare, e semplicemente eliminiamo l'acqua e vengono macinati, quindi la granulometria che raggiungono, le consistenze sono determinate dalla macinatura senza di acqua, però sono tradizionali, cioè noi lavoriamo su ricette tradizionali, spingiamo le ricette locali, cerchiamo di ricostruire, abbiamo un centinaio di ricette, ma collaborando con scuole di cucina ci divertiremo, anche perché dobbiamo divertirci nel creare ricette, a come dire, replicare in tutti i modi cibi tradizionali, quindi dalla lasagna alla bolognese a una carbonara, a un risotto alla milanese o un arrosto di maiale piuttosto che una mousse di baccalà, ma abbiamo una tale varietà di prodotti, il dessert tradizionale, la torta di mele, la sacher, lo zabaione, che sono prodotti che è importante capire come chi soffre di disfagia non si senta scollegato dall'alimentazione normale, quindi il fatto che vengono mangiati questi prodotti anche da chi non soffre di disfagia è anche un modo per, come dire, avvicinare, no, le posizioni. Il disfagico si sente a volte isolato perché è costretto a mangiare delle cose diverse dagli altri, cose da solo magari, no, in momenti della giornata diversi, quindi invece è importante che il cibo diventi un momento di comunione, quindi il nostro obiettivo, la nostra mission è aiutare con questa varietà, con questa riconoscibilità e memoria alimentare la persona fragile che soffre di disfagia a non sentirsi un escluso, un frustrato, ma anzi riprendere quel legame col reale e quell'affettività che grazie al cibo si può ancora mantenere.